E si continua, Entropy Fest, siamo a Roletto di Pinerolo, al Lupolo Saloon, Entropy Fest quarta edizione, si continua a conoscere quelli che saranno i protagonisti di questa prima serata dedicata agli originali. Con noi un nome lunghissimo, Fede John Lava, con la luce che mi acceca, non vedo niente, e ed Electrico. Quindi ciao ragazzi, come state? Ciao, benissimo, grazie. Tu? Tutto bene, siamo pronti, carichi, anche se sarete i terzi a esibirli questa sera, non importa, così il calore del pubblico ormai è già più caldo, già vi acclama. Ma intanto, perché avete deciso di partecipare all'Entropy Fest? Abbiamo deciso di partecipare perché ci hanno parlato un gran bene e siamo sempre alla ricerca di opportunità per portare il più fuori possibile la nostra musica. E quindi ci tenevamo a partecipare a questo festival che sappiamo ben organizzato ed essere un'ottima vetrina per i gruppi emergenti come noi. Allora, voi siete di Torino, quindi non avete fatto tantissimi chilometri per arrivare fin qui. Il vostro è un genere rock, ma intanto come mai la scelta di questo nome, che se vogliamo anche un po' particolare e forse anche difficile da ricordare? Di fatto è una via di mezzo fra l'intenzione di andare avanti un po' come solista e l'idea di avere dietro una band che mi seguisse, nel senso che appunto io compongo i pezzi principalmente e poi voglio due musicisti che io voglio a tutti i costi con me, amo le loro capacità, diciamo, io ho detto un po' il perimetro e all'interno di questo perimetro lascio spazio ampio appunto ai miei ragazzi, a Stefano Vazzana al basso e a Gianni Romagnolo alla batteria, che sono due prodigi per quanto mi riguarda. Allora, a proposito di ragazzi, visto che sono ragazzini in erba, un progetto che nasce insieme nel 2017, è proprio vero che vi lascia tutto questo spazio nel poter scegliere un po' di interpretare quelle che sono le sue canzoni? Vai. Per contratto dobbiamo dire sì, ho firmato proprio dei fogli, quindi sì, ci lascia sì, tutto lo spazio, assolutamente. Scherzi a parte, sì, c'è la struttura del pezzo e poi ognuno di noi mette qualcosa di personale. C'è qualcosa che avete un po' magari criticato nei suoi confronti, magari su qualche pezzo, che in realtà poi effettivamente lui ha visto, ha preso in sé la vostra visione, che quindi magari ha modificato? No, mai una lite, i pezzi sono tutti di sua composizione, tutti buoni, io mi sono trovato bene dall'inizio e tutto a posto. Ma siete amici di vecchia data o vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in un precedente progetto, suonando in una tribute dei Cult, lui cantava solo, io suonavo il basso, finito quel periodo lì lui tirava su questo progetto qua e ho avuto l'onore e la fortuna di essere stato convocato, e onore e fortuna che si è rivelata più sua che mia, però è andata così. Beh, ci vogliono intanto le audizioni, no? Siamo anche sotto Sanremo, quindi insomma il pezzo poi deve piacere anche ai musicisti. In questo caso il singolo che è uscito, quando è nato? Quando l'hai scritto? Diversi anni fa, penso che risalga come composizione al 2013, non voglio andare troppo indietro. L'idea è nata come al solito in questo posto magico che è la cucina di mia nonna in Polonia. Io spesso raggiungo il mio lato familiare lassù. Stavo componendo, di fatto nasceva da una serata un po' particolare, nata male, finita un po' meglio, e di fatto per quanto porti il nome di questa creatura femminile Maya, in realtà è un po' più sull'illusione, su quanto a volte basti uno sguardo di una persona, una parola detta, e quello che un umore nero può diventare un umore quasi euforico, e quindi è un po' sull'esistenza umana, ecco. Canti in italiano o in inglese? In inglese. In inglese, come mai? Mi piace di più, sono sempre cresciuto un po' col mito delle grandi band americane, l'inglese anni 80, per me quella musica lì suona con quel tipo di parlata, con quel tipo di sonorità lì, quindi... Non pensi però che al giorno d'oggi magari non tutti ancora, insomma, sono così ferrati sull'inglese? Hai trovato il modo magari di riportare anche quello che è il testo, magari anche tradotto in italiano, oppure dici no, comunque l'inglese deve essere una lingua universale e quindi va bene così? No, io metto sempre a disposizione il testo, anche tradotto, per chi ha piacere di approfondire, appunto, metto sempre anche ad esempio sotto il video di YouTube c'è anche il testo in italiano, per chiunque fosse curioso, sempre piacere un po' a spiegare, per chi lo volesse, un po' la genesi, diciamo così, un po' il significato che quello che ho dato alla canzone, quindi teniamo un po' le due porte aperte, diciamo. Allora, Fede parlava della Polonia.
siete mai stati in Polonia con lui? I viaggi sono importanti in una band? Bisognerebbe farli insieme oppure separatamente poi portare all'interno del gruppo quello che è stata la propria esperienza? Ma le esperienze all'estero sono comunque una bellissima cosa all'interno di una band. Io l'ho fatto per esperienza non con loro, con altre band, e ti solidifica comunque, al di là del suonare assieme ti fortifica, ti fa avvicinare tutti i membri della band. La strada, il rock, la musica sono delle cose veramente che si intrecciano. Noi abbiamo avuto i nostri migliori momenti nella mini tournée che abbiamo fatto nel Regno Unito a dicembre del 2018. Sono stati 4 giorni con 4 date, Londra e vicino Londra. Ne abbiamo ancora un ricordo bellissimo. Sì, bisogna fare strada, bisogna suonare ed è la cosa fondamentale. A proposito di ricordi, qualcosa di piccante di questa tournée che avete fatto? Già lui ride, quindi qualcosa di piccante c'è stato. Io non c'ero. No, dovremmo parlare degli assenti perché sarebbe un aneddoto sul batterista che non c'è più. Okay. Quindi non è corretto. Io posso dire che non c'è stato quelle cose piccanti che avrei auspicato. Vorrei raccontare per mezz'ora le diavolerie che non mi sono purtroppo successe. Dobbiamo farne un'altra. Caspita, va bene. Allora il prossimo viaggio dove sarà? Sta mentendo spudoratamente. Avevamo un tavolo con 10 fanciulle e lui voleva mettere una didascalia di dubbio gusto, l'ho fermato io. Dai! Vedevo che Pinocchio non è uscito solo al cinema, ma anche qui che insomma, esatto, il naso arriva fino sul palco. Va bene, allora intanto prima di chiedervi dove possiamo seguirvi e quindi lanciare anche il brano da ascoltare in radio, che cosa vi aspettate dall'Entropy Fest? Ma una bella scarica di energia, la gioia che ci dà sempre salire su un palco, per delle persone che sono qua, per della musica inedita, che noi adoriamo appunto portare in giro. E quindi sicuramente quella scarica di adrenalina e di forza che ci dà anche la nostra musica ogni volta che siamo sul palco. Fede, in chiusura, prima di lanciare il brano e ricordare dove possiamo seguirvi, qual è il libro che più vi rappresenta, se c'è un libro che vi rappresenta? Senza dubbiamente The Dirt dei Motley Crue. La biografia dei Motley Crue. La biografia. Ma è un libro? Ma si legge o ci sono solo le figure? Secondo alcuni è un soft porno, però ci rappresenta abbastanza bene. Va bene, allora con questo libro che vi consigliamo di andare a leggere, noi vi salutiamo. Dove possiamo seguirvi? Ci trovate su Facebook, c'è la pagina Fede John Laba ed Electrico. Siamo su Instagram come Fede John Laba, su YouTube come Fede John Laba. Il brano è su Spotify, su tutte le piattaforme digitali e si chiama My Up.